le mani piatte e molli, grasso il corpo e il collo, pigro e lento, nello sguardo e nel gesto.
E Gesù prende la croce con quelli e a nome di quelli che cercano la vita divina e il regno di Dio. Perché caschi in terra, oh Cristo? Stavi ritto e innocente accanto a là, fiero e sereno dinanzi all'astuzia della sapienza farisaica, forte e sicuro nel ripudio della ragione dell'uomo. Quanti secoli, quante generazioni, quanti sforzi per assicurare le consolazioni del paradiso giudaico e la certezza del possesso romano. Adesso la certezza del paradiso giudaico è crollata. Quella del paradiso cristiano sta per nascere dalle braccia della croce. Signore,
salva, l'ingannata sua condanna e invoca la sua distruzione. A un figlio dell'uomo così maledetto non resta che il conforto della madre, la vergine madre, due volte dolorosa, per aver dato il frutto delle sue viscere alla pena della vita e alla pena della morte. Ammiriamo, caro Simone, come animoso e pietoso è il personaggio più intatto di questa mitologia. Simone sa quanto sia giusta la condanna di quell'uomo che ha destituito la teologia rabbinica e la giurisprudenza romana. Ora non ci sono più sinedri per teologi né cattedre per giuristi. Sa che anche lui, Simone di Cirene, è condannato per l'insegnamento di quell'uomo al peso tremendo della speranza e della fede, dell'attesa e della promessa. Tuttavia si fa da presso, lui, povero uomo, condannato a una croce ancora più desolata di quella del Cristo. Thank you.
e c'è anche Verona che deterge il danno. È l'umanità che ha meritato l'incarnazione di Dio. Come grave il mistero di questa seconda caduta. Guardate Gesù, precipitato a faccia avanti, piegato e piegato nei ginocchi. Non sono bastati i gesti di Simone e di Veronica a meritarmi l'angoscia della morte imminente e la stanchezza della salita al Calvario. Pare che le forze della terra da lui rinnegate lo costringano a un tremendo atto di adorazione. Lui, il figlio di Dio, poco sulle pietre della strada, le pietre bollenti che Satana, sogghignando, gli aveva suggerito di tramutare in pane, rompere il digiuno e ragionare finalmente con lui. Tu, Signore, salvaci dal demonio meridiano. Salvaci dalla seconda caduta, la difficile caduta del meriggio, quando le tentazioni aggrediscono la fierezza cristiana e le passioni appassite ribollono furenti nel nostro cuore in frantumi.
tolgono di dosso la tunica inconsumile, l'ultimo dono di Maria. È davvero ridicolo spogliare l'uomo al cospetto di un altro uomo. Meno più bello sarebbe coprirlo di insulti e vestirlo di percosse. La tunica di Maria è scivolata sui piedi. Cade con essa l'ultima dolce reliquia che lo lega alle creature umane, alla più dolce delle creature. Che volete che faccia? Un uomo nudo e solo non può far compassione, suscita il riso semmai, diventa una cosa senza volto e forma, una cosa come tante cose, pronta ad essere adoperata, una pietra nuda da collocarsi sotto terra, come la pietra che Giulio II, il sabato Calvis del 1506, pose per la costruzione della immensa basilica sulla tomba della tornò di memoria della limpidezza del vestuto del cielo romano, una pietra d'angolo per cominciare la gloria di Dio. La costruzione immortale del tempio del luogo dove ha Appagato per quello che ha detto.
mano e salita con lui sulla croce, mentre Giovanni e Maria sono rimasti ai suoi piedi. Crediamo, perché dopo 2000 anni il Calvario è ancora al centro del mondo e l'agonia di Cristo prosegue in coloro che come lui annunziano agli uomini di buona volontà il Vangelo della grande gioia.
confusione, di morte e di resurrezione. Anche noi